Benvenuti a Parole Psicologia. Parliamo di comunicazione, parliamo di abuso verbale. Non esiste solamente l'abuso fisico, esiste anche l'abuso verbale, che è una comunicazione, un linguaggio che può arrecare danni nella relazione, non solo nella relazione di coppia, nella relazione anche di tutti i giorni, ma che si manifesta in special modo, diciamo, nella relazione di coppia. Elenchiamo alcuni modi di comunicare. Alcuni modi di comunicare che possono essere nocivi. Allora, iniziamo parlando di una forma di abuso verbale, di aggressione verbale paradossale, che è il mutismo. Allora, tutti si aspettano che un'aggressione verbale, che un abuso verbale sia diretto, aggressivo, diretto verso l'interlocutore. Invece il mutismo è un po' paradossale, perché in fondo è un trattenere l'informazione in maniera strumentale al fine di smuovere il senso di colpa del partner, comunque di chi ci sta parlando, della persona con la quale abbiamo una relazione, di muovere il senso di colpa e di metterlo nel dubbio che abbia fatto qualcosa che non va, per cui di metterlo in una posizione paradossale di chiederci scusa ancor prima che sia stata mossa una accusa diretta, no? Per cui è una forma di manipolazione indiretta molto sottile, che però è molto molto diffuso, cioè il chiudersi a riccio sperando facendo in modo che l'altra persona in qualche modo ci venga a parlare, cerchi di capire cosa abbiamo fatto, e questa è una forma sicuramente di abuso verbale paradossale. Poi abbiamo il controbattere, no? Intendo qui un'oppositività pervasiva e non tanto su argomenti importanti, ma su inezie. Non so, magari avete visto un film o letto un libro che vi piace e venite criticati cercando di farvi capire che quello che avete capito, provato tramite quel film, tramite quel libro, è sbagliato. No? Si tratta quindi di uno screditamento continuo, non solo di ciò nello specifico di cui state parlando, per cui del libro o del film, come ho provato nell'esempio, ma in fondo di quello che siete, no? Perché se vi vengono criticati dei sentimenti, in qualche modo diventa una critica alla persona che siete, quindi alla vostra realtà interna e a ciò che quindi siete e ciò che pensate. Poi abbiamo la svalutazione. La svalutazione è un modo di controbattere, prima parlavamo di controbattere, che sta fra l'ironico e lo screditante, cioè quindi è una forma di aggressione verbale atta a sminuire la realtà dell'altro, continuando a giudicarla come cosa di poco conto in fondo, in maniera magari non palesemente aggressiva, ma decisamente sgradevole. Quindi abbiamo l'ironizzare. L'ironizzare vi sono degli abusi verbali che vengono espressi in una forma ironica, oppure delle frasi molto negative che vengono successivamente giustificate come semplici battute, le quali si chiede di rispondere evitando drammi o malumori, no? Spesso questo tipo di abuso verbale fa parte del bullismo, no? Per cui spesso si offende la persona schernendola per poi dire ma no, in fondo stavamo solo scherzando, per cui sono forme proprio di abuso verbale molto diffuse fra i giovani, ma non solo. Un altro modo di agire l'abuso verbale è quello della selezione degli argomenti, cioè una forma anche questa passiva, passivizzante in qualche modo, cioè si creano fondamentalmente delle regole di comunicazione fra due persone, per cui di certe cose si può parlare e di altre no, facendo quindi della comunicazione un percorso ad ostacoli, comunque un binario sul quale l'altro è obbligato a rimanere. Un altro modo ancora è la dimenticanza. Dimenticare fatti, nomi o promesse può essere un modo di colpire indirettamente una persona, anche se davvero ci si è dimenticati di nomi, cose e città, il fatto di dimenticarsi è comunque un messaggio indiretto di disinteresse, cioè non si è fatto neanche la fatica di cercare di ricordare delle cose importanti per l'altra persona. Dopodiché abbiamo un modo di comunicare aggressivo, abbastanza palese, abbastanza noto a tutti, atteso, che è la volgarità, che ovviamente ogni coppia poi, diciamo, ha dei propri modi di comunicare, per cui alcune cose che possono essere volgari per una coppia non lo sono per l'altra. Certo che deve essere in qualche modo un modo condiviso e approvato. È chiaro che aggredire verbalmente con delle offese, con dei titoli, un'altra persona difficilmente può essere qualcosa di gradevole. Peraltro è vero che in una condizione di rabbia, quando si litiga, si possono dire delle cose che non si pensano del tutto, però è anche vero che poi certi tipi di offese sono anche abbastanza difficili da dimenticare, per cui insomma cerchiamo di controllarci, no? Quando ci arrabbiamo, quando perdiamo le staffe.
Un altro modo di aggredire verbalmente è la negazione. Si tratta di negare sia le parole, ma soprattutto le conseguenze delle parole che abbiamo detto, giustificando e razionalizzando i danni emotivi che facciamo, no? E quindi implicitamente svalutandoli, sottolineando che non si è fatto nulla di male e quindi non dobbiamo chiedere scusa per nulla, perché in fondo non abbiamo detto nulla di grave. In realtà, naturalmente, l'altra persona è una condizione emotiva prostrata e non riceve da noi neanche la comprensione del fatto che è una condizione di tristezza, di prostrazione. Un altro modo atteso, che in qualche modo può essere connesso alla volgarità, è la rabbia verbale, che è, diciamo, il modo di aggredire verbalmente la persona più atteso, più noto. E ovviamente non va bene, ma anche da un punto di vista puramente strategico è molto difficile, diciamo, ottenere ragione, portare la persona alle nostre ragioni, farle capire come la pensiamo se la aggrediamo, se in qualche modo urliamo e facciamo, cerchiamo di imporre il nostro modo di vedere con rabbia. Un altro modo di approcciarsi erratamente nella comunicazione e di aggredire è l'ordine, cioè ordinare le cose, fare questo, fai questo, di questo, eccetera, eccetera. Perché crea naturalmente una dimensione di dialogo, ma anche poi implicitamente di rapporto sbilanciato, no? Nel senso che una persona sta in altro e ordina l'altra esegue. L'ordine è un modo quindi di approcciarsi a un altro assolutamente abusante in qualche modo. Poi, per ultimo, abbiamo la minaccia, nel senso che la minaccia può essere diretta e aggressiva, oppure può essere più subdola, per cui se non fai questa cosa ti lascio intendere che ci saranno delle conseguenze, o metto anche del tutto in forse il rapporto, no? Per cui se tu non esegui questa cosa qua il rapporto può compromettersi, per cui naturalmente l'altra persona può vivere nella paura che facendo o dicendo certe cose possa arrivare a termine il rapporto. Per cui anche in questo caso la minaccia è una forma abusiva di dialogo, di comunicazione. Con questo approfondimento sulla comunicazione abusante abbiamo terminato. Io in qualche modo vi consiglio di mettere insieme questi dati con altri video che ho fatto che riguardano il partner nocivo, il partner narcisista, perché ecco, diciamo che tutti questi video separati, naturalmente sono separati anche per contenere la durata, no? Anche per renderli più fruibili, però visti insieme iniziano a dare un quadro più interessante, sicuramente più completo di quello che può essere un rapporto con un partner realmente abusante, realmente tossico, un toxic partner come viene definito in molta letteratura. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!